Il mio consiglio di lettura è il libro di Doris Lessing, la sua autobiografia, meglio, intitolata Sotto la pelle. Questa è un'edizione del 2007, adesso c'è in commercio una nuova, sempre per Feltrinelli, in traduzione italiana ovviamente. Il libro racconta la vicenda biografica della Lessing dal 1919 al 1949, quindi i suoi primi 30 anni, la sua prima infanzia e giovinezza, che è una vicenda biografica tutt'altro che ordinaria. La grande scrittrice, premio Nobel per la letteratura, che tutti conoscono, ha vissuto appunto buona parte della sua vita in Rhodesia del Sud, in Zimbabwe, dove i suoi genitori inglesi tentarono l'avventura coloniale, rimanendone amaramente delusi. La vicenda della Lessing quindi è interessante perché si intreccia quindi i primi eventi della sua vita si intrecciano con quelli della storia mondiale, e quindi con la Seconda Guerra Mondiale, vista nell'ottica di un inglese che vive per l'appunto in Africa. Quindi è particolarmente interessante perché ci permette di cogliere degli aspetti che non conosciamo, che non ci sono immediatamente noti, anche della nostra storia, dei primi 50 anni del secolo scorso. Ma la ragione per cui consiglio vivamente questo libro è per lo sguardo della Lessing, che è uno sguardo straordinariamente lucido, disincantato, disilluso e che non sfiora neppure mai il cinismo, però. E che, a proposito del quale io scomoderei un termine filosoficamente impegnativo che è quello di autenticità, termine che intendo in un'accezione non banale, ma come il tentativo di dare un senso, un significato alle proprie scelte esistenziali, per l'appunto quelle più dure, dolorose e difficili, che vengono risignificate per l'appunto attraverso gli anni, attraverso lo scorrere della propria esistenza. Un augurio di buona lettura.